coi se e coi ma non si va da nessuna parte, però forse sarebbe stato bello poterla giocare in condizioni normali una partita come questa. Sì, esatto, esatto, sarebbe stato bello perché noi abbiamo dimostrato che abbiamo probabilmente un 7,5 sulle gambe e insomma ci è mancato il ritmo gara e si è visto. Abbiamo secondo me espresso un buon livello nella correlazione muro-difesa perché abbiamo difeso e toccato tanto, purtroppo ci è mancato l'attacco. 5 giorni di lavoro in palestra alle spalle, forse non si poteva arrivare ad avere di più oggi. No, ma io non posso chiedere di più oggi in queste condizioni alle ragazze. Io ho visto una buona gara di Henry Chiello, dopo un avvio un po' in sordina è stata brava a trovare delle soluzioni d'attacco differenti e buone cose ho visto anche da Rossini. Poi il riposo precauzionale per Piacentini, anche se Pegoraro insomma, ha fatto la sua partita perché è stata brava a muro in battuta. E ecco, questa è un'analisi onesta della partita. Noi probabilmente di più oggi era difficile nelle condizioni atletiche in cui siamo. Aver incontrato loro oggi è stato forse un buon allenamento visto che ci aspettano altre 7 finali in un mese. Sì, esatto, diciamo che questa è stata una buona gara per ricostruire, riprendere il ritmo della gara perché quello ci è mancato, ci abbiamo messo un pochino all'inizio perché pronti via 4-0 per l'avversario, quindi insomma questo è il termometro di quello che ci è mancato. Le ragazze sono state molto molto brave secondo me col muro difesa e finché hanno retto, poi dopo insomma ecco, Pinerolo è costruita per vincere e si è visto stasera perché l'opposto ha fatto più o meno quello che voleva, ecco. Martina, esordio in Serie A dal primo minuto, emozionata? Molto emozionata, a dirti la verità, guarda, ero molto tranquilla in campo, non avevo la solita ansia che mi viene ogni partita e ho cercato di dare il mio meglio e sì, è andata come è andata. Beh, esordio in una partita contro una squadra fortissima, forse la squadra più forte del girone. Sì, squadra molto forte, infatti complimenti, veramente complimenti. Noi abbiamo cercato di dare quello che abbiamo potuto e basta. Io ho dato il meglio con la squadra e era 5 giorni che ci allenavamo tutte insieme. È stato un po' difficile riprendere, dovevamo riprendere il gioco, il ritmo del gioco. E vabbè, noi ci è anche servita questa partita appunto per arrivare più preparate alle prossime e andiamo avanti così. Oggi avevamo bisogno di punti, era il nostro un po' l'idea fissa che avevamo perché arrivavamo da una sconfitta, quindi direi bene perché abbiamo portato a casa la vittoria completa. Abbiamo approfittato anche del fatto che secondo me ne abbiamo presi un po' sotto ritmo, però siamo stati concentrati, che è un po' il problema che abbiamo avuto noi la settimana scorsa, quindi ora per molte squadre ci vorrà un po' di tempo, però devo dire che la squadra è stata attenta, concentrata, a cercare di tenere un ritmo alto e non farle mai rientrare in partita, perché comunque soprattutto sul cambio palla a me, io conto dire che Vicenza mi piace, è una buona ricezione, quindi non è facile organizzare la partita su quella situazione. Prospettive per le prossime partite? Ma guarda, prospettive qua, l'importante è giocare, veramente andiamo, noi facciamo una programmazione ormai a volte settimana per settimana, a volte anche giorno per giorno, quindi l'obiettivo ora è fare un bel allenamento martedì, e poi mercoledì e giovedì e secondo me dobbiamo fare una bella settimana noi perché domenica ci aspetta Talmasson che per noi è uno scontro diretto e quindi insomma sono quelle partite insomma, che bisogna giocare al 100%, quindi il nostro obiettivo è recuperare completamente la condizione per domenica.